Buonasera amici ed amiche di Rete Veneta e ben ritrovati in questa nuova puntata di Filo Vicenza. È finita la pausa estiva e torniamo con i nostri momenti di approfondimento sui luoghi della città di Vicenza. Normalmente ci occupiamo del centro storico, oggi usciamo dal centro e andiamo nei quartieri. Iniziamo con il primo quartiere, quello di San Bortolo, San Paolo. Sono all'incrocio con le scuole elementari e sono in un parco, alle mie spalle un altro, che ad oggi non ha alcuna funzione. Si tratta di uno spazio molto grande, vedete, totalmente diciamo inutilizzato, se non, e questa è una segnalazione ripetuta da parte di molti residenti, da parte di alcune persone che, vedete, utilizzano queste panchine come una discarica, ci sono bottiglie di birra, lattine, sigarette. Ecco, quindi ci batteremo per questi luoghi, abbiamo deciso di farlo insieme a Rete Veneta per capire che futuro dare a questi luoghi, perché è vero che il degrado si combatte con le forze dell'ordine, ma si combatte anche cambiando la destinazione dei luoghi. Qui per esempio potrebbe essere ampliato il parco giochi che c'è dall'altra parte della strada, oppure fatto un campo da calcio, un campo da pallacanestro per i ragazzi che vogliono fare sport, visto che da quando è stato chiuso il campo di San Paolo il quartiere ne è definitivamente sprovvisto. Ecco, chiederemo come sempre a voi vicentini cosa pensate attraverso un questionario cartaceo che sarà distribuito nella zona e un questionario online. Alla fine troverete tutto nella pagina dei Liberi Pensatori Facebook, Instagram e quella degli amici Rete Veneta, ma anche appunto nei locali della zona. Votate, alla fine andremo da chi di competenza, dall'amministrazione, a far valere come sempre le vostre opinioni, con l'ottica di far diventare questo luogo un luogo migliore rispetto ad oggi e sicuramente risolvere i tanti problemi che ci sono stati segnalati nelle scorse settimane. Alla prossima e grazie.